Questa la gioielleria dove Rescecconi con un amico e con il giocatore Ghedin sono entrati. Qui Rescecconi scherzando ha detto: questa è una rapina. Il gioielliere sembra che abbia tolto la pistola dal cassetto e abbia sparato un colpo. Un colpo solo che ha preso Rescecconi. Mi chiamò in ufficio l'allora segretario della Lazio, Fernando Vona, il quale mi mise al corrente e mi disse: guarda che Cecco è morto. Un amico comune mi corse incontro e mi disse: hanno sparato Rescecconi. Io gli dissi: ma come ha sparato Rescecconi, sei pazzo? Mi disse: guarda, l'ambulanza l'ha appena portato al San Giacomo. Fui tra i primi ad arrivare sul posto. Ricordo che Rescecconi lo vidi passare proprio avvolto in un lenzuolo. Incontrai Renato Ziaco che mi prese per un braccio e mi disse: vieni con me. Mi porto su in camera operatoria, mi disse: Luciano è morto, vieni. Mi prese la mano, me la fece appoggiare qua dietro la schiena, vicino ad un rene, e mi disse: l'ha ammazzato questo. C'era un foro piccolissimo, ma veramente di una dimensione talmente piccola che io non mi capacitavo come quel forellino avesse potuto provocare la morte quasi istantanea di Luciano. È il 18 gennaio del 1977. Il calciatore Luciano Rescecconi e il compagno di squadra Pietro Ghedin, accompagnati dal profumiere Giorgio Fratticcioli, amico di Luciano, entrano nella gioielleria di Bruno Tabocchini, situata nel quartiere Fleming di Roma. A quel punto sembra che Luciano Rescecconi abbia esclamato, per mettere in scena uno scherzo: mani in alto, questa è una rapina. Il gioielliere Bruno Tabocchini, terrorizzato, estrae la pistola e fa fuoco colpendo in pieno petto il biondo centrocampista della Lazio. Luciano cade a terra e di lì a poco morirà. Ma di quella storia mi sono fatto un'idea al momento. Luciano era uno, gli piaceva giocare, gli piaceva, era un amicone. Lui era morto per gioco. Perché secondo la ricostruzione, proprio le prime ricostruzioni che per me sono rimaste quelle buone, lui era entrato con questo bavero alzato, con Ghedin vicino, dicendo: fermate tutti, questa è una rapina. Non posso pensare che ci sia stato un movente che ha spinto il gioielliere a sparare o a puntare la pistola prima su Piero e poi su Luciano. Io credo che si sia trattato di uno scherzo, ahimè, che non andava e che non era di voga, di moda in quel periodo, perché ovviamente il contesto sociale parlava molto chiaramente. Era un periodo in cui gli assalti alle gioiellerie erano all'ordine del giorno. Un gioco suicida, scrissero i giornali dell'epoca. Ma andò veramente in questo modo? È possibile che un calciatore di 29 anni all'apice della sua carriera, campione d'Italia qualche anno prima, famoso e facilmente riconoscibile per la sua chioma bionda, abbia barattato la sua vita per uno scherzo? Domande che vengono ulteriormente alimentate dal giornalista Maurizio Martucci, che con il suo libro No Scherzo mette in forte discussione l'ipotesi del gioco. Luciano Rescecconi non pronunciò mai quella parola fantomatica: fermi tutti, questo è uno scherzo. E a dirlo oltretutto non sono io, ma fu proprio il gioielliere, perché in fase istruttoria dinanzi a chi indagava su quel delitto assurdo, lo stesso gioielliere disse, questo è riportato a verbale: Rescecconi non ha fatto nulla per poter intimare uno scherzo, per poter fingere una rapina. Ma io mi feci da subito l'idea che era impossibile che fosse stato uno scherzo. Prima perché io conoscevo molto bene Luciano, eravamo veramente intimi, lui era da noi tutti soprannominato il saggio, proprio perché era lui che criticava i nostri atteggiamenti un po' goliardici di quel periodo. E Luciano era poi una personalità schiva, non avrebbe mai e poi mai non solo organizzato uno scherzo, come ho letto da qualche parte, prima nel negozio del profumiere, ma soprattutto non l'avrebbe improvvisato. Allora, quello che è successo in quella
gioielleria non si saprà mai, perché nessuno, anche i presenti, nessuno è riuscito a dare una spiegazione. Io non credo che lui sia entrato dicendo questa è una rapina, come hanno raccontato, per giustificare Pecos Bill, gioielliere. E poi un altro aspetto molto importante che era emerso anche nei giornali dell'epoca, che addirittura parlavano, e questa è la voce del pubblico ministero, quindi della pubblica accusa, che a fare lo scherzo non fosse stato Cecco l'angelo biondo, ma addirittura il gioielliere. Quindi il gioielliere, vedendo entrare nella gioielleria Rececconi in compagnia di un suo amico, perché non dimentichiamoci, il profumiere Fraticcioli era un suo amico, lui stesso avesse intimato uno scherzo nei confronti di Cecco. Anche il figlio Stefano Rececconi, che per divertimento gioca a calcio per sentire vicino il papà, prova a dare una spiegazione ai tanti perché. La mia idea è che papà si è trovato nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, ha incrociato una persona estremamente sbagliata, una persona che aveva subito delle rapine, una persona poco lucida, dal grilletto facile, come poi è stato testimoniato. E credo che tante volte la verità è molto più semplice da dire, ma non so per quale strano motivo fa fatica a venire in superficie. La verità è molto più semplice, secondo me, di quello che alla fine si tende a dire o a raccontare. Si trattò di tragedia, ma non di scherzo. Non ho mai creduto in cuor mio ai fatti che mi sono sempre stati raccontati. Forse magari la gente pensa perché sono il figlio, e allora magari ho qualche rivalsa con qualcuno. In questa storia c'è sempre stato qualcosa di poco chiaro, che forse l'unica persona che non c'era più non si poteva forse difendere fino in fondo. E sono nato con questa idea, ecco. Ringraziando il collega Maurizio Martucci, di seguito vi riportiamo alcune frasi tratte dal processo che potete ritrovare anche nel suo libro. Il gioielliere Bruno Tabocchini, prima di aprire la porta, ebbe sospetti sui due calciatori, ma tranquillizzato dal gesto del Fraticcioli, premette il pulsante e aprì la porta. Sostituto procuratore Franco Marrone, PM del processo. Io non ho sentito Rececconi pronunciare la frase «è una rapina». Questo svelò il profumiere Fraticcioli. Inoltre, dagli atti del procedimento penale, l'ipotesi di «fermi tutti, questa è una rapina» fu smentita da 2 testimoni su 4 presenti nel piccolo negozio. Rececconi non ha fatto nulla che mi potesse far pensare ad una rapina. Il gioielliere Bruno Tabocchini. Nel momento in cui lui punta l'arma prima verso Pietro Chedin e poi la sposta su Luciano Rececconi, semplicemente per il fatto che il cane, cioè il grilletto della pistola, fosse sensibilizzato, bastò semplicemente urtare il grilletto per far esplodere il colpo. Ecco perché io sostengo all'interno del libro che la morte di Rececconi fu accidentale, assolutamente accidentale. Però in realtà quella che poi è passata come tesi ufficiale è la tesi della difesa. Cioè il gioielliere, per poter arrivare ad un'assunzione in tribunale, perorò la causa dello scherzo. Purtroppo l'unica persona a non poter più parlare e che era presente all'interno di quella gioielleria era proprio Luciano Rececconi. La sentenza arriva il 4 febbraio del 1977 e assolve l'imputato Tabocchini dal reato per legittima difesa putativa. La sentenza è accolta dall'esultanza delle associazioni di orafi e gioiellieri presenti in aula per festeggiare una sentenza esemplare a difesa della loro categoria. La verità non è mai così evidente come appare o come viene descritta. Luciano Rececconi è una vittima scomoda, è un periodo storico particolarmente caldo, difficile, 77, gli anni di piombo, dove realmente i gioiellieri erano preda di razzie all'ordine del giorno. 2 anni più tardi, nel 79, a Milano, Torreggiani, un altro gioielliere viene freddato da un comando di brigadisti, e quindi, inserito in questo contesto storico, Cecco diventa indifendibile. Quindi la lobby degli orafi, dei gioiellieri, fanno catena, fanno muro, indicano una petizione popolare, si mettono a difesa del Tabocchini per poter dire basta scherzi, veri o presunti, basta rapine, vogliamo una sentenza esemplare, vogliamo una sentenza che faccia capire che le gioiellerie non possono essere zona franca. E io sono fortemente convinto che la verità è un'altra, e purtroppo è stato un destino crudele per Luciano,
non tanto morire in un modo così, voglio dire, insolito, ma essere descritto per quello che non è. Questo è vero, questo ritengo per la memoria di un uomo è veramente massacrante, soprattutto per i suoi familiari. Luciano Rececconi ha due figli stupendi che hanno il diritto di sapere come sono andate le cose veramente. A distanza di anni, il figlio Stefano esprime un pensiero sul gioielliere. Questa persona a me ha cambiato la vita, cambiata per sempre la mia e quella di mia sorella Francesca. Però io non ho mai cercato e non ho mai seguito nessuno nella mia vita. Io ho sempre lasciato vivere le persone tranquillamente. Spero magari ogni tanto, magari nella notte, magari qualche tiratina di gambe o qualche calcetto qualcuno mi sia arrivato, ecco, perché credo che sia stata fatta una grossa ingiustizia nei confronti di mio padre. Luciano Rececconi, soprannominato il Saggio, nasce a Nerviano in un paese dell'Interland di Milano, il primo dicembre del 1948. È rimasto impresso questo suo grande sacrificio di ragazzo che lavorava in una carrozzeria, che per arrivare agli allenamenti faceva tantissimi sacrifici, tanti, e veniva da una realtà povera. Lui era di fatti grandi e di sogni piccoli. Lui era tutto casa, campo, sembrava quasi retorica, sembra un luogo comune, ma effettivamente così è. Era l'amico che ti contestava magari qualche atteggiamento sbagliato e ti faceva riflettere, lo faceva in maniera costruttiva. Il Saggio, perché aveva sempre una parola buona per qualcuno, sempre saggiamente. Era il punto di riferimento più importante di Tommaso Maestrelli. Era un bravo ragazzo, fondamentalmente, era un bravissimo ragazzo. La figura di un ragazzo che è strabocchevole di prepotenza fisica e di grande passionalità e di grande amore. Tommaso Maestrelli, quando voleva sapere cosa succedeva veramente, senza un racconto di parte, chiamava Luciano Rececconi. Questo giocatore che io definii e soprannominai Cecco Netzer, perché allora c'era un giocatore tedesco biondo molto forte che si chiamava Netzer, e io rimasi sempre stupito proprio dalla sua voglia di allenarsi. Uno dei primissimi in quel periodo ad essere un centrocampista universale, poteva giocare in qualunque parte del campo. Era quanto di meglio tu potessi avere dietro le spalle. Io, che ero uno che da terzino, da dire, faceva delle puntate in avanti continue, ogni qualvolta mi trovavo laggiù e la palla andava al giocatore che io marcavo, vedevo la chioma bionda di Luciano che chiudeva. E poi magari mi diceva, oh, vieni, però insomma lui ti copriva sempre. Era un corridore incredibile in mezzo al campo, no? Dai piedi forse anche un po' ruvidi, però ha fatto anche delle cose molto importanti. C'era veramente una sensibilità straordinaria che l'ha sempre messa nella disponibilità nostra. Tutte le volte che gli dicevano ma come mai corresse così tanto, gli rispondeva che lui aveva due cognomi, che per un re c'è sempre un Cecconi che lo deve servire. Quando faceva qualcosa tecnicamente valida, perché è stato anche uno che ha fatto delle cose buone anche tecnicamente, non era solamente un corridore, e allora mi diceva sempre, se la facevi tu diventava una prodezza, l'ho fatta io, non ne parla nessuno. Sono quasi 5.000 persone questa mattina all'Euro per salutare le Cecconi. La messa è stata celebrata dal cappellano della Lazio, che ha ricordato il giocatore con un lungo e commosso discorso, seguito attraverso gli altoparlanti da tutti quelli che non avevano trovato posto in chiesa. Probabilmente Dio ci aveva da fare in quel momento. È una partecipazione commossa come io non ho mai visto in altri casi analoghi, mai. C'era tutta la piazza dell'Euro gremita di gente e la chiesa dentro gremita. Rimane una domanda. Senza quel tragico giorno, dove sarebbe arrivato l'angelo biondo? Sarebbe sicuramente stato un grande dirigente del calcio tuttora, perché lui amava il calcio più di ogni altra cosa, viveva veramente per il calcio.
era molto amico di Gigi Riva. Gigi Riva è un altro personaggio schietto, i due si ammiravano molto, si erano conosciuti in nazionale e Luciano sarebbe stato il dirigente ideale, cioè quello che i calciatori avrebbero dovuto prendere ad esempio come oggi per Gigi Riva. Angelo, prenditi cura di lei. 35 sono gli anni passati da quel tragico giorno e il figlio non cova il desiderio di riaprire il caso, come qualcuno potrebbe pensare. Guarda, nessuno tanto mi riporterà indietro mio padre. Sono passati tanti anni. Non c'è da parte mia una forza nel volerlo riaprire. C'è comunque una grandissima forza nel voler riabilitare la figura di un uomo che troppo velocemente è stato etichettato come un ingenuo e come uno stupido. Quello che per tutti è stato un grande calciatore è semplicemente la mio papà. Quella bandiera che qualche settimana fa i tifosi della curva hanno tirato fuori in curva, bellissima, no? Ed emozionante per me, mi è scesa pure qualche lacrima. È l'esempio di quanto amore c'era nei tifosi, però ripeto, a me è mancata una figura, è la sedia vuota ogni compleanno, ogni Natale, una persona nella quale la sua, cioè che in casa, anche se non era presente, la sua figura rimaneva sempre molto ben accesa. Dedicato a tutti coloro che hanno pianto e amato l'angelo biondo. Dedicato a chi ha visto in campo un re Cecconi. Dedicato a chi ancora si chiede, ma andò veramente così? Allora Adriano, come sa, il tempo è denaro. Che cosa c'è di tanto urgente? Ecco Presidente, abbiamo un problemino che volevamo esporle, vero Max? Giusto, dunque Vostra Eminenza, c'è questo problema di Ibrahimovic. Tratta male tutti e mi manca sempre di rispetto. Cribio, Pato, è vero? Sì papi, Ibra è prepotente, non passa pallone, non saluta. Io non voglio più giocare con lui, per questo faccio sempre finta di farmi male. Caspiterina, cosa dobbiamo fare? Ma potremmo venderlo a quel fesso di Abramovic o alla Sceicco di Carletto a Parigi. O a quel